Salve a tutti ragazzi, sono l'Arcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Continuiamo con la nostra serie su The Banning of Isaac. Facciamoci l'ultima grid che ci manca Lazzaro e l'ultima cosa che ci manca da fare nella grid, sbloccheremo non so bene cosa sblocchi Lazzaro facendo la grid, ma credo, spero, insomma lo scopriremo adesso. Groot, Hormone, non male, ormoni della crescita per noi, un aumento di danno consistente e una Pretty Fly che direi che non è neanche male. Questa pillola l'ho usata anche se di solito preferisco evitare di utilizzarle perché secondo me insomma sono abbastanza negative in generale le pillole, nel senso che tendono a trasformare le run neutre, non è che cambi proprio tanto, diciamo che se becchiamo un tears down al momento sbagliato è un po' un disastro, ma piuttosto che andare a subire la varianza che le pillole portano, preferisco semplicemente ignorarle. Non abbiamo anche un piccolo incremento di danno, non che Growth Hormone ma incrementi tantissimo, complimenti per quel danno, perché se non prendo un danno idiota proprio all'inizio non sono contento a quanto pare. Però vediamo come anche queste mosche gialle riusciamo a ucciderle con un singolo colpo, quindi solo che bene direi. Partire con un piccolo danno è decisamente una cosa ottimale, anche perché a me non piace molto né resettare le run, preferisco un po' vedere cosa gioco ha da proporci e giocare un po' insomma come lui vuole che ciò sia fatto, perché gioco è più o meno un'entità superiore, quasi fosse una sorta di divinità. Forse stiamo esagerando, ma è naturale farlo dopo centinaia di ore su Isaac, se arriva a dire cose che hanno veramente poco senso. Siamo un po' degli adoratori di idoli, che è una cosa molto comune a quanto pare al giorno d'oggi, anche se gli idoli non sono più gli stessi di molti anni fa. Ma non so dove voglio andare a parare su questo discorso, non vorrei essere scomunicato da una religione che fra l'altro non seguo. E complimenti ancora per questo danno, è il secondo che prendo praticamente allo stesso modo. 14 centesimi più questi, direi che almeno l'item room la vorrei andare a vedere. Bloodcoat non è terribile, diciamo che questo oggetto ci dà un damage up, una lacrima su sì e una lacrima no, e Book of Belial è un ottimo oggetto per cui lo prenderò molto volentieri. E diciamo che adesso cercherò di rimanere in questa stanza fino alla fine delle ondate, ma non è che ci manchi molto, insomma ci manca il boss e ci manca l'ondata, possiamo chiamarla demoniaca, non lo so, comunque quella che ci darà accesso a un patto col diavolo. Avendo 3 HP non sarebbe neanche male usare, diciamo, l'abilità passiva di del nostro Lazzaro, che è più o meno quella di seguire i detti biblici e alzarsi e camminare, per cui diciamo che se dovessimo morire torneremo in vita con un singolo HP ma con un leggero aumento di stats. Ha un moltiplicatore di danno che non ricordo quant'è, ma non è certo altissimo, non è per capirci bel danno lì, non è per capirci come quello che magari ci dà Dark Judah, che ci dà un gran incremento di danno partendo anche già da un buon moltiplicatore. Judah infatti ha un ottimo danno di base, però è comunque un buon up. Ora io onestamente non volevo uscire, per cui credo terrò qui tutte queste schifezze perché vorrei romperle. Questo immagino sia pin, sì, è pin, è doppio pin fra l'altro. Aspetta a rompere ciò che è comparso a schermo, perché se noi entriamo e usciamo e rientriamo nella stanza potremmo anche trovarci qualcosa sotto. Metti che troviamo un cuoricino, magari un cuore blu, magari una monetina, non mi dispiacerebbe affatto. Pin si è praticamente distrutto in questo spot, il suo fratellino ce l'aveva su probabilmente per motivi che noi non conosciamo e l'ha spatasciato in un singolo colpo. Complimenti anche a te Pin. Allora, il patto col diavolo è un po' una tristezza, almeno per ora, perché sostanzialmente non è un patto col diavolo, anzi, però ci porta di nuovo al patto col diavolo che ci dà una troll bomb. Va bene, non molto di particolare. Il problema di questi patti che non ci permettono di creare un precedente con Satana, per cui diciamo che non abbiamo speso nessun HP, è che è più probabile poi che compaiano i patti con gli angeli. I patti con gli angeli creano il solito problema, insomma, ma non è così grave, abbiamo ancora buone possibilità di fare qualcosa. Abbiamo trovato una sola monetina, credo prenderò Bloodcoat, non è la fine del mondo, e Meat non mi sarebbe dispiaciuta, è un piccolo, diciamo, incremento di danno e un HP up che non è così malvagio. Comunque non abbiamo altro da fare a questo livello, non credo di voler comprare, anche se sono solo 2, va bene dai prendiamolo, perché sono solo 200, allora decido di investirli in questo HP. In realtà non sarebbe neanche male meditare una morte programmata, non mi sarebbe dispiaciuto morire magari spendendo i miei HP con il patto con il diavolo, con Satana, ma la cosa non è accaduta. Non sarebbe male morire. Abbiamo trovato Sintoil, ottimo, un damage a più range, non male, e fra l'altro è la seconda siringa che troviamo e rende ancora più probabile la nostra trasformazione. Un tears up e damage down, abbiamo un tier rate non eccellente in effetti, riusciremo a prendere danno qua? Credo di sì, anche perché è comparso una troll.
bomb e mi ho preso un po' paura e sono scappato. Nulla di che, la chiave l'abbiamo presa? No, quindi direi che potremmo prenderci anche questa chiave, l'altra è sconto, no. Potremmo anche voler prendere quel funghetto, ma non ne sono troppo sicuro. Sticky Bombs va bene, lo prendiamo. Ovviamente ci dà anche 5 bombe, la qualcosa non è affatto negativa, per cui potremmo andare a usarne una qua, suppongo, e escono un paio di ragni, nulla di interessante. Va bene, abbiamo Book of Belial a carico, abbiamo 3 HP, abbiamo voglia di fare bene e abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a fare qualcosa di buono con questa run, che sarà probabilmente l'ultima che faremo alla grid. Poi magari si sa mai che mi venga voglia di farne un'altra, ma una volta sbloccato tutto quanto era sbloccabile, avendo anche già completato per intero il gioco, mamma, queste mosche alle spalle non me le aspettavo, ma avrei potuto farlo. Non credo, comunque, tornando al discorso di prima, che farò molte altre grid, perché tutto sommato una volta sbloccato ciò che gioco voleva che noi sbloccassimo, non ho troppo interesse a farne di nuove, soprattutto considerato il fatto che sono già un salvataggio dove ho completato al 1001%, stando a quanto dice gioco stesso, il gioco appunto. Potrei dire gioco ancora un'altra volta, o potrei iniziare a parlare magari con un po' di inglese, usare il verbo play, che secondo me è un verbo veramente bello, perché vuol dire suonare, giocare e altre cose, e credo che racchiuda in sé un significato un po' più grande di quello che ha la stessa parola in italiano, perché tutto sommato play, inteso come gioco, come suonare, come insomma queste cose, allarga un po' il concetto. Intanto la run sta andando piuttosto bene, Little Horn ok, non è un boss molto difficile, anzi potrebbe anche farmi piacere, che rischio di far esplodere qualche funghetto, per me non è super necessaria come cosa, non sono molto un amante delle pillole, però onestamente se volesse farlo potrebbe anche farlo, quindi se stiamo qua in teoria prima o poi dovrebbe arrivarci una troll bomb, suppongo, però forse sono anche stufo di aspettare. Ok, ci ha tirato una troll bomb ma non qui, e qui rischiamo di cadere. Vai Little Horn, tiraci una troll bomb, fai qualcosa, l'ha fatto ma l'ha fatto altrove, ed è anche comparso l'altro boss. Ok, abbiamo probabilmente perso tempo per nulla, però guardate, una troll bomb, siamo riusciti a riceverla nel posto giusto, e so che questa affermazione può diciamo volgere a mio sfavore, perché diciamo prendere una cosa al posto giusto non lo so, probabilmente qualche malizioso potrebbe anche pensare male. Intanto abbiamo preso danno, non è che non me ne sono accorto, e siamo riusciti anche a morire, quanto mi ero distratto non lo so, però almeno abbiamo preso anche il nostro incremento, cerchiamo di non perdere anche questo cuore, a quanto pare accadrà. Sto giocando veramente male, ma non è una novità, a quanto pare mi cade a volte alterne, e la volta in cui non mi capita, più o meno probabilmente la volta che non vedete, ovviamente va sempre così, no? Possiamo immaginare che sia vero, forse non lo è. Comunque è stato abbastanza stupido aver preso danno lì, anche perché ora stiamo pesantemente rischiando di morire, non sia mai da tenere in seconda considerazione, non ha senso ciò che sto dicendo. Diciamo che mi ero un po' distratto per quello che sta accadendo, quindi a quanto pare parlare a vanvera non aumenta la mia già scarsa concentrazione, però in qualche modo a quanto pare ce l'abbiamo fatta, a meno che non ci uccida lui, no, non è capitato. Mezza HP e troviamo Deadcat, per cui vedete che un po' di fortuna ce l'abbiamo probabilmente. Potremmo anche prendere entrambi questi patti, credo abbia senso. Tutto sommato perdiamo una sola vita e ci prendiamo un multidimensional baby, che va bene, non è proprio fortissimo, ma è quasi come non averlo pagato. Multidimensional baby, diciamo che si sposta penso 3 secondi dopo di noi, e quando le nostre lacrime gli passano attraverso vengono raddoppiate, per cui diciamo che può essere anche un interessante damage up. Sì, devo dire prestazione piuttosto ridicola di poco fa, ma poco importa, prendiamoci questo fire rate up e 99 bombe. Beh, non abbiamo comunque i soldi per comprare, siamo velocissimi, ok, ecco, mi è sfuggito qualcosa, non male prendere 99 bombe a quel costo, ma onestamente non li abbiamo quei soldi, e potremmo anche entrare nella stanza maledetta, perderemo una vita giusto per vedere cosa ci offrono. Ci offrono un infested e ci offrono un range up, va bene, moriamo orribilmente, no, non moriamo, sì, siamo morti in effetti, e prendiamo anche quest'altro mezzo cuore di danno, un disastro in sostanza. Avremmo potuto rimanere sulla porta e morire all'interno della stanza sacrificale per rimanere poi dentro, non l'ho fatto, amen. A quanto pare non sarà una di quelle partite che brillerà per ottimizzazione delle risorse, ma diciamo che abbiamo vite da spendere, per cui faccio finta di averlo fatto per questo motivo. Pentagram non è affatto male, un damage up che non ci dispiace affatto,
E aumenta anche un po' le possibilità di ricevere dei patti col diavolo. Non so se voglio già prendere quel cuore blu. Questo ci dà un aumento di tier, cioè un tier up. Abbiamo già un buon tier rate, onestamente, quindi forse in realtà non ci serve. Credo che metterò la bomba qui, si sa mai ci sia anche un passaggio segreto, che effettivamente c'è. Troviamo un HP, ok, e troviamo 5 centesimi, volentieri. Così potremmo anche comprarci o la chiave o Pinky, mi pare si chiami. Non credo di volere Deck of Cards, non mi interessa particolarmente. E non credo neanche di voler ridurre le mie dimensioni ed aumentare il mio tier rate, perché in questo momento il tier rate è già piuttosto buono. E Rotten Baby non è così male. Diciamo che produce una mosca, la quale fa due volte il danno di una nostra lacrima, e quando poi la prima mosca va a schiantarsi da qualche parte ne produrrà di nuove. Quindi devo dire che come famiglio non è terribile, anzi secondo me insomma è un buon famiglio. Considerando quanti altri oggetti avremmo potuto trovare assolutamente inutili, direi che non possiamo lamentarci. Comunque ora grazie a Pentagram, grazie al fatto che siamo morti e grazie anche al fatto ad aver trovato cos'era Bloodcoat e mi pare anche cosa ci ha preso lì, chi lo sa, un altro incremento di danno, tutto sommato non siamo messi così male. Non so dove ho preso un intero cuore di danno lì nell'angolino, ma ormai me ne farò una ragione. Abbiamo pochi HP, potremmo anche ragionare sul fatto di tenerci un po' di centesimi alla ricerca magari di poter farmare un po' di cuori blu, insomma farmare, comprare in realtà un po' di cuori blu allo shop quando questi dovessero comparire, o magari anche un oggetto come pigiama non sarebbe affatto male, cioè, o magari anche un raw meat, qualcosa insomma che ci dia un po' di HP. Avere 7 vite ovviamente ci permette di fare le cose con un po' più di calma, anche se dovessimo morire qualche volta non sarà la fine del mondo. Allora, Masco Infami non è proprio un gran boss da trovare adesso e siamo riusciti a farci prendere da una carica devastante, più o meno devastante. Abbiamo comunque una discreta velocità di sparo di lacrime, per cui non dovrebbe essere un super problema. Dovremmo, immagino, riuscire a farla fuori senza morire. Ecco, il problema di Mask è che siamo riusciti a morire, infatti, complimenti, e dobbiamo ripetere l'intero boss. Va bene, amen, fa lo stesso gioco, prevedevo che sarebbe accaduto. Non è un boss particolarmente difficile, però può essere un po' problematico, soprattutto se le nostre lacrime sono lente per qualche motivo, o magari è chiaro che sarebbe molto più facile, magari con delle lacrime penetrative o con delle oggetti come gli Ipecac o esplosioni varie. Ipecac che ancora dobbiamo sbloccare, o no, forse l'abbiamo sbloccato adesso che ci penso. Ipecac, perché si sblocca con le run normali, quindi credo che Ipecac forse l'abbiamo sbloccato, non ricordo con chi, ma poco importa. Continuiamo qui. Monstro e chi è l'altro? Chi l'ha visto? Non lo so. Doppio monstro, un monstro 1, cioè un monstro normale e un monstro 2. Ok, non dovrebbe essere un boss particolarmente difficile, potremmo riuscire a non morire, cosa che apprezzerei molto, visto anche che devo dire che questa sessione è forse la peggiore che abbia mai fatto per ora, nel senso che ok, siamo già morti in modalità, in modi abbastanza imbarazzanti e piuttosto ridicoli, che più o meno vuol dire la stessa cosa, ma diciamo che volevo rafforzare il concetto, non che giochi normalmente molto meglio di così, però diciamo che ho visto tempi migliori, e se ho visto tempi migliori io possiamo immaginare cosa possa pensare la totalità della popolazione. Allora, morire per prendere Headless Baby, va bene, facciamolo. Non è proprio un gran famiglio, ma diciamo che lascia giù questa scia di sangue che può fare qualche danno ai nemici. Fra l'altro, avendo così tanti famigli, praticamente non si muoverà mai. Allora, qui non credo di voler prendere nulla, suppongo. Quindi direi che scenderemo al prossimo livello. Non messi proprio benissimo, ma e siamo anche un po' troppo veloci. Quando sono così veloce tendo a fare anche qualche errore in più. Ottimo questo cuore eterno comparso assolutamente dal nulla che ci darà un HP in più, per cui scendiamo con 2 HP. Riuscire adesso per esempio a prendere un po' di cuori blu, visto che abbiamo 39 centesimi, sarebbe decisamente ottimale. Oh, abbiamo questa maledizione. Beh, abbiamo un HP up, va bene, è un po' un problema. Non possiamo prendere nulla, non possiamo prendere nulla, non possiamo prendere nulla. Abbiamo qualche bomba però, per cui direi che una bomba qui dovrebbe riuscire in qualche modo a farci raggiungere tutto, almeno lo spero, e così è, per cui ci prendiamo subito questa chiave. Questa pillola è un po' un rischio, beh, Infested non è proprio un rischio. Rirollare alla ricerca dei cuori blu potrebbe anche aver senso farlo, e non credo di voler donare per ora a quel diavoletto. Questo oggetto è Monstro Lang. Va bene, abbiamo un tier rate abbastanza buono, tutto sommato Monster Lang è un buon oggetto. È un pessimo oggetto se il nostro tier rate è veramente basso. Pensiamo di essere, per esempio, The Keeper. All'inizio il suo unico problema, il suo principale problema è proprio il tier rate, e secondo me andare a prendere un oggetto come Monster Lang è abbastanza pericoloso. Credo rirollerò alla ricerca di un cuore blu, tutto sommato non sarebbe male aumentare un po' i nostri HP.
Nulla di interessante, chissà cosa sono quegli oggetti, non lo scoprirò mai. A che livello siamo? Siamo al Womb, ok, non ci interessa quel trinket che farebbe comparire tutte le stanze degli oggetti come stanze doppie, per cui potremmo trovare un doppio oggetti qua a scoppia senza poter prendere nulla. Non esattamente buono, non credo di voler prendere questo oggetto che fa comparire qualche cuore blu in più. E questo oggetto a 7 lo compro a caso. Ed è Spelunky Hat, quindi ora possiamo vedere le porte segrete. Interessante, vediamo se la troviamo subito. Qui non c'è, qui non c'è, qui non c'è. Potrebbe essere nella stanza segreta, potrebbe essere nella stanza d'uscita. Direi che per ora non lo scopriremo. Attiviamo il nostro Book of Belial. Cerchiamo di non prendere troppi danni perché abbiamo 3 HP e mi dispiacerebbe, diciamo, perderli solo perché sono un idiota, probabilmente. Anche perché ora che abbiamo Monster Lung il nostro danno non è affatto male. E abbiamo un ottimo tier rate che rende Monster Lung abbastanza interessante. Vi stavo accennando come, per esempio, con... Accennavo, insomma, cercavo di completare un discorso che poi, ovviamente, per le mie basse capacità di attenzione, che sono più o meno le stesse di una mosca, cosa ci ha fatto danno là? Immagino un po' di sangue per terra che non ho visto su sfondo rosso. Comunque vi dicevo che, per esempio, con The Keeper, che parte con con Inner Eye, per cui col suo, diciamo, triple shot, per cui diciamo che parte con un basso tier rate, un oggetto come Monster Lung può essere un gran problema, perché potremmo sparare talmente poche volte, non prendiamo questi danni stupidi, talmente poche volte che, per quanto il nostro danno possa essere in realtà piuttosto buono, ci potremmo trovare in seria difficoltà, cosa che comunque per ora non abbiamo come problema, perché il nostro tier rate è molto buono, così come il nostro range, e anche onestamente anche il nostro danno è abbastanza buono. Cerchiamo di non morire contro di lui, ma non è un boss difficile considerando che abbiamo e siamo riusciti a prendere danno. Complimenti. Ah, perché ha fatto il giretto il suo sangue, vedete come si vada ad atturciugliare attorno a quel buco, non me lo aspettavo. In realtà basta stare un po' distanti, potremmo anche sfruttare un po' meglio Multidimensional Baby, visto che in realtà lui si muove con una certa costanza. Ora a questo punto direi che andrò a recuperare qualche HP, perché non mi dispiacerebbe schiattare in questo momento con tutti i soldi che abbiamo, per cui li recupero bellamente. E facciamoci pure il boss della run, diciamo, demoniaca, che ha un doppio The Cage, un po' un problema, però non dovrebbe essere la fine del mondo. E su questo ovviamente prendo mezzo cuore di danno. Usare qua erano in due, molto problematico. Ecco, vedete qua che siamo riusciti a usare un po' Multidimensional Baby, dovremmo cercare di farlo più spesso perché praticamente raddoppia il nostro DPS, e per DPS intendo damage per second, perché mi piace usare questi termini molto tecnici che fanno pensare che ci capisca qualcosa di quello di cui sto parlando, cosa che ovviamente non è vera, è pura deception. Comunque Krampus se ne va. Cosa sarà mai questo oggetto? È Lamp of Call, che non è affatto male. Lamp of Call fa in modo che tanto più lontano vanno i nostri colpi, tanto più danno facciano. Non so quanto sia il totale incremento di danno, è comunque un incremento di danno che non ci dispiace. Qui direi che non abbiamo molto altro da fare. Potremmo anche donare un po' a questo demonietto per poi recuperare un po' di... un po' di cuori, potremmo anche farlo, cercando magari di non morire possibilmente. Ok, scappiamo prima di prendere danno. Una pillola che non mi interessa, quasi già, ma no dai, continuiamo, ormai abbiamo iniziato, andiamo con serenità verso la morte. Immagino un trinket che onestamente non so cosa faccia, e un oggetto che è Ceremonial Robes, veramente buono, c'è andata veramente di lusso. Questo trinket The Pupis Moving, se non sbaglio, fu quello che fa sì che troviamo mosche quando le rompiamo, suppongo di sì, però va bene, non è proprio un trinket molto buono, soprattutto a questo livello del gioco non è che ci serva a un granché. Non vero Tinted, questo Ceremonial Robe è stato veramente una manna, perché ci ha dato proprio quello che volevamo, cioè un po' di HP e anche un po' di danno, che ovviamente non ci dispiace. Cosa è partito lì? Chi lo sa? Un HP up, va bene, prendiamolo. Abbiamo la lucina di Assis Spelunky Hat. Non siamo andati a cercare la stanza segreta, perché sostanzialmente, perché sono un tonno, avrei decisamente dovuto farlo. Cosa abbiamo qua? Un Tears Up che non ci interessa, Petrify Poop non ci interessa, una pillola che onestamente non mi interessa, una Troll Bomb va bene, il gioco va bene, possiamo rirollare un po' e potrebbe essere anche una buona idea a questo punto. Non abbiamo bombe, rirolliamo a mano. Hive Mind, avremmo anche un po' di utilizzo, perché abbiamo Rotten Baby, però onestamente non è che mi interessi tanto, credo che semplicemente rirollerò. Jesus Juice non male, Ball of Friends, come si chiama, non credo mi interessi particolarmente, credo di voler tenere il Book of Belial. Non abbiamo nessun interesse a donare troppi soldi, per cui credo
rirollerò un altro tiers up, ma non credo sia importante a questo momento migliorare il nostro tier up, cioè migliorare il nostro tier rate, è piuttosto buono, quindi credo rirollerò un HP e un altro po' di tier rate. No, forse riduce la velocità delle nostre lacrime, nulla di interessante, ma abbiamo visto la stanza degli oggetti, no, per cui forse prima di fare tutto ciò aveva senso fare questo. Book of Sins e Kid, Game Kid, va bene, prendiamo Book of Sins, vediamo cosa ci dà. Ci dà un cuore rosso e lo lasciamo là, non abbiamo visto cuori blu, non siamo riusciti ancora a trovarne, non mi dispiacerebbe prendere qualche altro cuore blu. 9 volt non ci interessa, qui si rompe tutto senza darci nulla e le pillole non mi interessano, va bene, dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo, diciamo che per ora questo livello non ci ha proprio dato un granché. Non abbiamo bombe, però potremmo anche andare a vedere, perché abbiamo Spelunky Head, per cui dovremmo riuscire a vedere le stanze segrete, cosa che prima ovviamente mi sono dimenticato di fare. Non sarebbe male ovviamente andare a cercare le stanze segrete, anche perché con Spelunky Head, se non sbaglio, si aprono senza bisogno di utilizzare bombe per entrarci, per cui non sarebbe neanche male onestamente. Però livello prima ce ne siamo bellamente dimenticati, facciamo finta di non averlo fatto adesso e potremo vedere magari a seconda, cioè facciamo finta, non l'abbiamo ancora fatto, non è che dobbiamo fare molto finta, aspettiamo magari di completare questo livello e vedere se possiamo andare nella stanza maledetta per cercare anche la stanza segreta, che troppo male non dovrebbe farci, insomma, almeno di non trovare solo pillole e tutte le pillole dovessero essere anche negative, cosa un po' improbabile. Generalmente, se ci pensiamo, la pillola è potenzialmente positiva, perché mettiamo anche che siano, penso siano una ventina almeno le pillole che adesso sono disponibili dopo Afterbirth, prima erano se non sbaglio 15 ed erano 5 positive, almeno categoriche messe come positive dal gioco, 5 positive, 5 neutre, 5 negative. Se noi durante una run sappiamo che le pillole positive le riprenderemo, le pillole negative una volta scoperto cosa sono, oh, e complimenti per essere andato a smaltarmi là, una volta che abbiamo scoperto cosa sono non le riprenderemo, in teoria abbiamo più pillole positive che negative. Però onestamente in run veloci come magari sono quelle della grid, a maggior ragione insomma non vedo particolarmente positive le pillole. Intanto siamo riusciti a prendere 2 danni anche contro Envy, il che è tutto dire, perché se prendiamo danni qua contro Envy in una stanza così grande stiamo decisamente giocando male. The Sun per ora lo terrò, ha il potere diciamo di ripristinare tutti i nostri cuori rossi, complimenti a Death che mi ha preso, mi ha colto in fallo, ha il potere di ripristinare i nostri cuori rossi e di darci la mappa se non sbaglio del livello, cosa che ovviamente non ci interessa particolarmente. Siamo rallentati da Death, ma dovremmo riuscire a non prendere danno e su questo vengo letteralmente falciato. Quanti danni stiamo prendendo? È un po' un disastro. Se riusciamo a trovare dei cuori blu nel prossimo livello saremo a cavallo, se non riusciamo a farlo possiamo ancora rischiare. Patti col diavolo, a quanto pare in questa run non ci saranno, in compenso ci saranno un paio di troll bomb e un paio di cuori neri, va bene. Non c'era la stanza segreta, quindi immagino sarà qua, e non è qua, dove cavolo è? Ok, manca solo una stanza, immagino sarà nella prossima. Qui non vogliamo prendere nulla, qui abbiamo già preso tutto, qui abbiamo già preso tutto, vediamo se qua la stanza segreta, suppongo di sì, non c'è, ma non avevo preso Spelunky Head, ok, a quanto pare mi sbaglio, forse era la partita prima, immagino, non lo so, sì era lì, oh è vero, ok, Spelunky Head ci dice dove sono le stanze ma non ce le apre, sono gli X-ray, è la X-ray vision che fa sì che queste stanze anche si aprano. Allora qui abbiamo la macchina per rirollare e non mi dispiacerebbe farlo. Non credo mi interessi skinny ma no, il funghetto che ci dà l'effetto casuale della bussola o insomma vari oggetti dei funghi, credo rirollerò la ricerca di cuori blu o degli HP in generale, non ne abbiamo, qua abbiamo qualche bomba e un cuore, potremmo anche volerlo fare. Tutto sommato dai, facciamolo, almeno ci prendiamo un HP nero e troviamo anche Pink e Pigiama, che è ottimo, in questo momento è veramente ottimo. 4 cuori blu e siamo a cavallo, potremmo adesso direi andare a distruggere questi, potremmo anche uccidere questo piccolo beggar, non credo di volergli donare centesimi, ci dà in cambio una bomba e un cuore, ok. Cos'altro fare qua? Boh, direi nulla, direi che siamo messi piuttosto bene. Yamar non ci interessa. Scarab, come si chiama? Ci dà HP e Regeneration o HP e Luck? Probabilmente HP e Luck. E Deck of Cards non ci interessa. Va bene, abbiamo ora tutto quello che ci serve per completare questa run. Per quanto abbia cercato in tutti i modi di prendere danno in maniere piuttosto imbarazzanti e assurde, alla fine il gioco ci ha premiato, anche se non ci ha dato alla fine nessun cuore blu, ma ci ha dato il pigiama, ci ha dato Ceremonial Robe assolutamente a caso e ci ha diciamo premiati per la nostra stupidità. Molto bene gioco, chissà cosa continua a colpirmi là, immagino siano quelle pozze di sangue che adesso che abbiamo anche Headless Bay
baby, ovviamente, se non vedevo prima, figuriamoci adesso, dovrei prestare più attenzione. Però c'è da dire che, come al solito, quando la run tende a diventare piuttosto buona, tendo a perdere abbastanza concentrazione. Anche questo danno è stato piuttosto imbarazzante, possiamo dirlo senza problemi, e anche qui veramente stiamo dando, tirando fuori il peggio di noi, ma poco importa. Il danno idiota credo sia anche in qualche modo divertente. Vedo anche con mia morosa, quando guardiamo per esempio, non so se si può parlare di altri youtuber su YouTube, suppongo di sì, e comunque non mi dispiacerebbe far pubblicità al buon Fab, che secondo me è uno youtuber super divertente, che è cresciuto tantissimo negli ultimi tempi. Faccio parte di quei pochi che possono dire di averlo visto quando ancora lo guardavamo in pochi, eravamo tipo forse 100 iscritti, forse sì e no, e adesso ha diversi migliaia di iscritti e se li merita tutti. Quindi sto parlando di Bov Team Bugie o Verità. Tra l'altro non capisco perché si ostini a chiamarsi Bov Team quando è l'unico del team che produce video, ma immagino avrà i suoi buoni motivi per farlo, quindi di certo non sarò io a criticarlo, anche se posso non capire una cosa e non avere gli strumenti per criticarla, come penso sia naturale per qualsiasi persona che un minimo di raziocinio. Ecco, per cui vi dicevo, quando guardiamo per esempio Fab, io e mia morosa generalmente pranzo, cena, ormai è diventato un po' un'abitudine, un chiaro fisso, e ogni volta che prende danni idioti ci facciamo delle grasse risate, ed è così che credo lui voglia che sia, perché è un personaggio molto umile e per umiltà, non sto dicendo come connotazione negativa, tutt'altro, e molto divertente da giocare, ed è naturale prendere dei danni idioti, l'importante è prenderli col giusto spirito. Questa volta riusciremo a usare la stanza segreta, suppongo di sì, e la stanza maledetta è qui, quindi andiamo ad aprire subito la stanza maledetta, è la prima che prendiamo ovviamente, e troviamo 2 HP, molto grazie gioco. Ora non so se ha senso usare queste due bombe qui, probabilmente sì, o usarle dopo. Non che ci possano dare moltissimo, quindi credo che tutto sommato ce ne possiamo bellamente fregare ed andare verso il nostro scontro finale. Questa potrebbe essere la nostra ultima grid. Ah, sono quasi commosso. Tutto sommato non ci abbiamo messo molto a sbloccare tutto. Devo dire che forse non ricordo più, ma mi pare di aver fatto qualche grid solo per donare qualche centesimo con personaggi con cui l'avevamo già fatta. Quindi in realtà ci abbiamo messo qualche run in più, però arrivare attorno al 25esimo episodio della serie, 20, non lo so che episodio sia, 23 immagino, 24, e già avendo sbloccato praticamente tutto, almeno per quanto riguarda la grid, non è affatto male. Allora, contro Ultra Grid sarebbe una buona idea utilizzare più spesso Multidimensional Baby, perché è piuttosto semplice. Complimenti per questo danno, basterà semplicemente avvicinarsi a grid, caricare, arretrare e prendere un altro danno e sfruttare. Ma complimenti, questo rush è veramente imbarazzante, cerchiamo di concentrarci un po', e su questo prendo danno, lol. Ecco, cerchiamo di non prendere danni, che sembra lo sto facendo apposta, perché ho appena detto che è divertente, non è assolutamente vero. In questo momento le mie skill di manovra probabilmente non sono decisamente alla grande, non sono decisamente nel loro apice, ma semplicemente è una run che ritengo che abbiamo praticamente già vinto, e mi sono un po', diciamo, adagiato sugli allori. Probabilmente si dice così, immagino sia un detto che risale all'antica Grecia, ma se ci penso io sto pensando a un ottimo arrosto che possiamo anche adagiare sulle foglie dell'oro, e viene anche piuttosto buono se poi lo mettiamo in forno e lo cuociamo nel modo giusto, almeno così la vedo dal punto di vista, diciamo, più italiano e contemporaneo, piuttosto che magari andare a 2000 anni fa nell'antica Grecia, dove suppongo che forse anche a Roma, insomma, adagiarsi sugli allori volesse dire che siamo ricchi, ci mettiamo nel nostro lettino di gioie profumato da queste foglie e ci godiamo la nostra presunta ricchezza, suppongo. Ultra Grid intanto mi sta prendendo in tutti i modi, però noi abbiamo ancora tanti HP, abbiamo anche Deadcat, se proprio dovessimo morire potremmo cercare una run ultra skilled senza prendere neanche un danno, cosa che io dopo scontato che non accadrà, insomma, nel senso, dovesse accadere penso piangerò, ma ci proverò e mi concentrerò. Da dire a mia discolpa, se possibile, che sto più o meno giocando orizzontale su un divano, nel senso che sono veramente sbragato, usando un termine del penso sia del mio dialetto, la bracca o braga, suppongo, sono più o meno i pantaloni, ma non lo so perché non è che sia un esperto in realtà del mio dialetto. E se uno gioca sbragato vuol dire che si è sostanzialmente tolto la cintura e sta giocando tipo Homer Simpson in mutande. Ecco, non è che sia in mutande, però il concetto è che ci siamo abbastanza rilassati, e devo dire che in questo momento la mia mano sinistra è praticamente paralizzata da quelle che io chiamo le formiche, per cui diciamo che siamo un po'
addormentati. Non so se può essere una scusa e non so se riusciremo a non prendere danno. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo solo 4 HP. Abbiamo The Sun che ci riporterà al pieno, per cui possiamo pensare di avere 6 HP. Cerchiamo magari di evitare di prendere altri danni, perché veramente abbiamo perso almeno 5, suppongo, cuori di danno abbastanza a caso. Alcuni danni, ve lo dico, non li avrei evitati neanche se stessi giocando al meglio delle mie potenzialità, che non sono molto alte, c'è da dire, anche perché ho detto usiamo Multidimensional Baby, praticamente non l'abbiamo mai utilizzato. È proprio una cosa che fa sì che io sia molto coerente con ciò che dico, cosa che ovviamente non è vera, e qui probabilmente prenderemo danno. Ok, quella era una gangbang difficile da evitare, ne abbiamo preso un altro. È quasi ora di utilizzare il nostro The Sun. Beh, ma The Sun in realtà potremmo utilizzarlo anche quando siamo a un solo HP, non è, stavo pensando a Chuavarz, che raddoppia, diciamo, i nostri cuori rossi che abbiamo al momento. E siamo tornati full HP, come mai? Cos'è stato che ci ha rigenerato? Lo ignoro completamente in questo momento. Comunque abbiamo vinto la nostra run, giocata veramente male, degna chiusura. Sblocchiamo K-Bam, che era l'ultima cosa che ci rimaneva da sbloccare con la grid. Doniamo pure questi 30-100, visto che è la prima volta che giochiamo con Lazzaro, non credo serva a nulla. Arrivare a 999 per la seconda volta e poi a 1000, non è vero che dà un ulteriore HP con The Keeper, è un po' una leggenda metropolitana che si è diffusa qualche tempo fa, ma non si sa mai che in un futuro aggiornamento possa capitare. Devo dire, una run che va bene, lascia vagamente a desiderare, ma la cosa che ci interessa di più è festeggiare per aver concluso, diciamo, gli achievement legati alla nostra grid. Per cui per l'ultima volta probabilmente entriamo in questa cesta e salutiamo questa statua di Ultra Grid. Salutando anche la statua, direi che anch'io saluterò voi, perché direi che per il filmato di oggi è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video, alla prossima da Lord Kane. Ciao ciao.